Allora, Presidente Frattali, oggi è una giornata importante. Lei ha voluto anche però sottolineare alcune questioni della ricostruzione grazie alla presenza del ministro online. Qual è la situazione? Che cosa avete chiesto? Ma guarda, per quanto riguarda, diciamo, la giornata oggi è dedicata ai giovani, che ringrazio ancora per quest'idea che hanno avuto, per questa, diciamo, che riguarda quello che è la sostenibilità, trasporti e mobilità e sostenibilità. E devo ringraziare la Presidente Giovani Eleonora Laurini. Come oggi è presente, ringrazio ancora una volta la Presidente nazionale Donati, dei giovani nazionali. Questa è stata un'idea dei giovani e questo mi riempie di gioia. Perché? Mi riempie di gioia perché addirittura io, che ho evidenziato sempre, sono stato sempre vicino ai giovani per il lancio con realtà e non con facciate o parole, di lanciare i giovani, e faceva parte questo un punto proprio del rilancio dei giovani alle mie linee programmatiche della campagna elettorale. E oggi è una giornata importante, il tema che è rappresentato, diciamo, dall'università, ha partecipato anche il sindaco, c'è GBG Italia, sono altri rappresentanti che adesso non sto qui ad elencarli tutti. E che cosa ho detto, visto che si è collegato il ministro? Ho fatto presente, per quanto riguarda questo aumento della parametrica del sisma 2009, perché dobbiamo soffrire così tanto? È vero che a una parte c'è il commissario che ha poteri straordinari, ma all'altra parte c'è un capo della struttura del tecnica missione che fanno sempre capo al governo. È un paradosso che il Centro Italia ce l'ha aumentata, diciamo, del 20%, e l'Aquila ancora sembra che ad oggi vada ad inserirsi col decreto aiuti che lo dovrebbero portare al Consiglio dei Ministri il 13 di questo mese. Inoltre ho portato avanti anche l'argomento per quanto riguarda il superbonus. Superbonus che ci sono, no, assolutamente non è nell'agenda del governo e io non sono qui per subentrare a quello che potrebbe essere un'estensione dell'agenda del governo. Me ne guarderei bene. Ma io ho fatto presente che per quanto riguarda il superbonus ci sono state delle attività propedeutiche che oggi si sono fermate. Queste attività propedeutiche, che praticamente ci sono stati degli investimenti o delle spese, perché non prenderle in considerazione per tutte quelle pratiche che si riuscisse a presentarle entro ottobre del prossimo anno? E dare una proroga per il 24, che così da una parte il governo ha l'importo di spesa e dall'altra le imprese possono recuperare tutte quelle spese, diciamo, sostenute. Inoltre, noi, anche ho fatto presente al ministro che deve riprendere in considerazione il governo per quanto riguarda la cessione, perché i grandi gruppi finanziatori che oggi sono arrivati a beh, un 20%, 21%, ma questo soffoca l'impresa, perché quando all'impresa ci si aggiunge un 20%, è vero che si dà il 110%, ma di cosa? 110 si va al 90% e al 90% di quelle spese ci rientrano le asseverazioni, ci rientrano le spese tecniche, la direzione lavori e quant'altro. All'ultimo si riduce a un 80% effettivamente il prezzo dell'esecuzione dei lavori.